Ciao gnocchi, ciao gnocchi, la bella, la bella è fatta, l'ho dovuto rigirare perché non le posso attaccare, quindi mi si è stoppato. Scusi, signorina bella, potrebbe scendere? Grazie. Allora, prodotti terminati, così, eh? Allora, vi faccio vedere quelli che avevo già fatto vedere. Questo tonico della Garnier al miele, miele di fiori. Mi piace un sacco, sia questo sia quello che sto usando adesso, perché tolgono benissimo i residui di trucco. Non mi ricordo se questo è peggio dell'altro e quello che c'ho ora le toglie meglio e questo lo toglieva un po' peggio, però non ho rimembranza. Amore, ora ti faccio uscire. Questo è lo shampoo che vi avevo detto e vi avevo fatto vedere nell'altro video dei prodotti finiti, da normale a secchi, olio extra fine di cocco, buonissimo, mi è piaciuto un sacco questo bagno scuro. Poi ho finito la Cookie and Cream della Essence perché puzzava, è vecchissima questa crema mani della Essence, però amori, siccome non la volevo buttare, l'ho dovuta finire e l'ho finita. Questo è un intimo. Vabbè. Poi ho finito la Face Cream Sensitive Cream della nostra Biomi, che mi mandarono ai tempi di tempi. Io non ho la pelle sensibile, quindi che vi devo dire, una crema normale per il viso non mi ha fatto impazzire, però ecco, non lo so, non avendo la pelle sensibile forse. Poi questo è un patch degli occhi, questa è Estée Lauder Double Wear. Allora questa è una cremina mini, una mini size che ho trovato al lavoro, e anche questa però non vi posso dire niente perché come la mini size della Shiseido sono piccole e quindi, però a Rheola dovrebbero essere buone. E poi ho finito lui, il mio primo Revlon. Non lo volevo buttare perché a parte a 20 anni sto coso ancora profuma. Io adoro sto fondo di tinta, tanto chi mi segue da un monte lo sa, è un ottimo fondo, copre, regge, a me piace tantissimo. E, no, io purtroppo prima lo trovavo alla All Scent, ero felicissima perché era l'unico punto dove trovavo Revlon, e ora l'hanno tolto chiaramente, e quindi l'ho preso in tasca perché da me non c'è più questo da nessuna parte. Il mio è il 330 Natural Tan. Comunque voglio scrivermelo prima di buttarlo perché vorrei poterlo, allora mi scoccia ricomprarlo perché ho talmente un sacco di fondotinta che finirli tutti mi ci vorrà 20 vite, quindi comprarne un altro mi sembra anche una cosa un po' così, però. Allora, questo è un crema mani della Fresh and Clean, normalissimo. Allora, questo qui è un latte detergente ai fiori rari, deterge, strucca e idrata. Allora, io ve l'avevo già mostrato nell'altro, però l'altro era per pelli sensibili e non mi bruciava gli occhi. Questo è per pelli normali, gli occhi praticamente ve li inietta di sangue. Stranissimo perché comunque io lo sapete che sono un cinghiale, quindi a me questa è la gatta maledetta, mi ha spelato. Misha, la vuoi smettere di mordere qualsiasi cosa che ti capita a tiro? Non stai mettendo i denti come i bambini, amore, mi sa di sì invece, perché poi sta gatta cresce, rimane sta vicina. Aspettate, allora con l'altro mi ero trovata molto bene e invece questo mi irrita gli occhi, e diciamo che, allora, siccome ora ci devo anche un'acqua micellare, io mi sono sempre struccata con i detergenti, sempre, che li usassi sia per struccare o per il post struccaggio, diciamo come latte detergente, come tonico per togliere l'eccesso. Come fai? E quindi questo. Ora ho trovato un gel, ma di quello è buonissimo, però poi ve ne parlerò perché non è italiano, quindi vabbè. Ora ho deciso di riprendere il burro della Clinique perché va a finire la meglio cosa, perché costi cavolo di struccanti di latte detergente, la maggior parte devi stare lì le ore, no? Invece con un buon prodotto, una bella drusciata, tipo l'acqua micellare, quella gialla con l'olio, io ho quella rosa ora, la mini size, perché anche quella l'avevo lasciata, però quella con l'olio è al bacio, quindi questi cominciano a venirmi un po' a noia. L'altro detergente infatti l'ho finito, non so dove
finito, forse era nell'altro, vabbè. Comunque mi sono venuto un po' a noia, ecco. Quindi anche se mi costa di più, mi prenderò il burro della Clinique che mi dura un sacco, ti strucca bestia, è il top del top. Poi, Biopoint, maschera per i capelli, riparazione bellezza, ripara i danni, luminosità, capelli soffici e vellutati. Allora, a me è piaciuto molto il mio discorso, che sapete che adesso ho i capelli abbastanza messi bene, quindi che caspiterina micidevole e peccosalli, cioè, capito? Non costa tanto, a me questa è piaciuta molto, a differenza di quella della Fruttise che sto usando adesso, che tutti hanno detto erano tanto buone queste maschere per i capelli, a me non sembrano tutta sta bontà, però. Poi, che fai a panciolle, brutta maiala? Questa è un sapone per le mani all'argan e alla vaniglia, a parte l'odore che... da sega, vi giuro, da sega, è troppo buono. E, un problema c'è però, costava una miseria al penny, quindi io ne avrei presi 50. Qual è il problema? Di solito con l'olio d'argan e comunque la vaniglia dovrebbe essere roba parecchio idratante. Io ultimamente mi ritrovo le mani strasecche, quindi quando me lo... con questo, con l'altro, anche questo, mi ritrovavo spesso le mani, anche quello, addirittura quello è idratante, mi ritrovo le mani parecchio secche. Bevono la mia pelle ultimamente, beve qualsiasi cosa. Sarà che ora io sono giorni che non mi sono fatta nemmeno la doccia, perché non posso, perché dietro c'ho ancora un sacco di croste. Eccole qua, queste sono tutte crostine che se le tolgo, vedi, fanno così. Sotto non c'è quasi niente, eccolo qua, vedete, però mi ci rimane comunque i segni. Ora, così non me ne importa, però cavolo, dietro sarei tutta a chiazze praticamente. Guardate qua, e qua, 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 questi l'ho tutti tolti a mano, quindi. Però la mia pelle ultimamente ha parecchia sete e io bevo tantissimo. Poi il doposole della Garnier, io adesso ho questo della Nivea, perché l'ho trovato in una camera anche questo. Adoro, adoro gli odori di questi doposoli, cioè questo è molto più buono. Però mi ricordano proprio il classico doposole, quando ero piccina facevo il doposole, bla bla bla. Mentre questo era anche vecchiotto, questo è il latte idratante calmante, ma l'aloe vera è buonissimo, piace un sacchissimo. E idrata per 24 ore, vabbè, però era agli sgoccioli, ho detto lo devo finire perché altrimenti poi mi vanno male. C'è questo, per esempio, che è un latte dopo sole della Hello Kitty, dopo sole aloe vera, Dio quanto profuma, Dio quanto è buono, è completamente liquido. Perché è troppo tempo che ce l'ho, non era aperto, io ho detto se non li apri non vanno a male, invece purtroppo penso che, essendo anche 4 anni che ce l'ho, allora non puzza, quindi non, di solito un prodotto quando è andato a male puzza, però come consistenza io non credo che fosse così liquido, quindi stiamo cercando con la mia mamma di seccarlo all'istante, perché veramente mi dispiacerebbe troppo, perché è troppo buono. Vedi ad averne troppe qual è il problema, e poi le mandi, le vanno a male. Cazzo, infatti sto cercando di... Poi, queste sono due cosine delle salviette, salviettine alla baby, all'aloe vera. Odore buonissimo, mi piacciono un sacco. Eccola! Poi, nostro amico... Oddio, non mi viene. Eccola, eccola, sono la più curiosa del mondo. Oddio, l'acetone. Tieni, vuoi giocare con l'acetone? Su, papara, 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 papara. Tieni, questo rotola, guarda. Che scema sei. Sto finendo l'anticellulite della Defense Bot Bionique. Lo sto finendo. C'ho l'ultima. Questi erano quelli a 6,90. Allora, vi voglio fare il coso del vostro giveaway. Che faccio? Lo metto qua. Io quasi quasi lo metto qua. Allora, finiamo e poi ve lo faccio vedere. Dunque, questa è i cosmetici naturali HQ, maschera rassodante e anti-age, ce l'ho tutte e due, però l'ho fatte troppo disparate nel tempo, quindi non vi saprei dire. E questo è strabuono, se lo trovate, non è la soluzione, non vi va via la cellulite, non è la soluzione l'anticellulite, ma vi posso garantire che se ve lo date la mattina e la sera, il suo lavoro lo fa. Cioè, più o meno, a me me l'ha sempre fatto, quindi io sono piena di bambini.
Finito! Allora, dunque, ve l'avevo promesso, è ancora lì che vi aspetta il vostro giveaway. Allora, vi avevo comprato quello della Bionic che io oramai ho terminato quasi. Eccolo qua. Allora, è un siero della Bionic con qualche campioncino, va bene. Ok? Allora, io non mi ricordo nemmeno come si fanno i giveaway perché non l'ho mai fatti, cioè sì l'ho fatti, ma è tanto, insomma, non li fa. Non è vero che non l'ho mai fatti perché dico le porcate. Allora, il prodotto è questo, un siero della Bionic perfezionatore concentrato per pelli sensibili e intolleranti. Io non ho la pelle sensibile, però io l'ho preso per le macchie, cioè è un perfezionatore e vi dovrebbe perfezionare il viso. Allora, formula e modo d'uso, applicare, bla bla. Allora, crescita fondamentale della pelle, dona nuova energia e agisce su tutti i segni del tempo, anche più accentuati, grazie a speciali microsfere. L'incarnato appare immediatamente più luminoso, la grana della pelle affinata come perfezionata. Giorno dopo giorno l'aspetto globale del viso è migliorato, più turgido e compatto, la texture fresca e rapido assorbimento. Io questo è vero, mi sono trovata bene, cioè la pelle è più si sente. Per le macchie io sono messa male ultimamente, però non ho queste macchie esagerate da poter dire, capito? Allora, io farei semplicemente un giveaway normalissimo, dei commenti, dovete solo commentare qui sotto e avete tempo, non so quanto durano di solito, 20 giorni? Quindi tra 20 giorni, vediamo un po', oggi è il 20, a fine mese lo estraiamo, ok? Il 30 di giugno, ok? Io me lo scrivo e poi fate voi commentate e io con il coso random, ok? Estraggo il vincitore, va bene? Spero che vi piaccia, l'avevo preso da un po', lo sapevate, no? Però, ed è giusto che ve lo regali, perché ormai ve l'avevo detto, cercherò, volevo comprarvi qualcosa anche da Sephora, ma se non apre, quindi oramai è passato tempo, non vi voglio menarvela troppo, ve lo faccio e basta, ok? Spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia dato qualche consiglio, vi mando un bacio, scrivete nei commentini per vincere il giveaway, ciao!